Benvenuti in questa quinta lezione. E come sempre c'è qui con noi Kim. Buongiorno a tutti. Vi siete esercitati con braccia e gambe. Fa male tutto. È normale che abbiate trovato difficoltà, anzi siete stati molto bravi, dato che la danza tradizionale coreana non è il vostro indirizzo. Anche oggi partiamo da dietro. D'oggi iniziamo con il nostro corpo rivolto verso le 13 e iniziamo facendo 8 passi in diagonale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e uniamo le gambe. Ritorniamo indietro. All'8 dobbiamo alzarci leggermente. Quindi su con le gambe e poi uniamo. Lo rifacciamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grande su e poi uniamo. Ora indietreggiamo prima il destro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, al 7 guardiamo avanti, sguardo fisso al centro e uniamo le gambe. Tornando in questo modo al nostro punto di partenza. L'abbiamo provato dal lato destro, ora lo proviamo dal lato sinistro. Quindi sinistra avanti, per ora le braccia tengono la gonna. Il busto rivolto nella stessa inclinazione. Parte il sinistro 8 volte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, all'8 ingrandiamo e poi uniamo. Quando indietreggiamo parte il piede destro e ripercorriamo semplicemente i nostri 8 passi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, guardiamo al centro, ritorniamo al nostro punto di partenza. Quindi è da questo nostro di partenza che facciamo avanti e indietro. Lo riproviamo 8 volte in avanti e indietro. Pronti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, destra, 2, 3, 4, 5, 6, 7, avanti, uniamo. Sinistra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, destra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, esatto. Per le braccia invece, un braccio rimane su, formando questa sorta di cerchio, mentre il braccio sinistro parte da dietro. Quindi lo stendiamo lateralmente e lo portiamo in avanti. Stendiamo il braccio e lo portiamo in avanti. Lo ristendiamo e lo riportiamo indietro. Così. Per questi 8 passi il movimento di braccia rimane. Quindi stendiamo e portiamo avanti. Stendiamo e portiamo dietro. Stendiamo, lo portiamo dietro e poi lo portiamo avanti. Il movimento di braccia è solo questo. Il braccio destro rimane su, mentre il sinistro si stende e si ripiega. Ad ogni tempo lo facciamo una volta. Le braccia partono da dietro, sinistro dietro, poi 1, stendiamo, 2, pieghiamo, 1, lo stendiamo e al 2 lo ripieghiamo. Ora proviamo solo con gambe e braccio sinistro. Si parte col piede destro. 1, stendiamo il braccio. 2, esatto, ancora 1. 2, ancora 1. 2, 1, 2. Esatto, in questa maniera. Adesso lo stiamo provando lentamente, ma andando a tempo sarebbe 1,
due, uno, due. Il tempo è questo. Lo proviamo. Uno, due, uno, quattro, cinque, sei, sette, otto e uniamo. Adesso indietreggiamo. Se avete difficoltà, potete tenere solamente la gonna e andare indietro. Quindi piede destro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, guardiamo avanti, 8. Ora a sinistra, partendo col braccio destro. Un passo, un movimento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ora indietreggiamo destro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tornando al nostro punto di partenza. Adesso lo riproviamo sia a destra che a sinistra, leggermente più veloce. Iniziamo col piede destro. Pronti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Prendiamo la gonna, piede sinistro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ora a sinistra, braccio su e gamba su. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Partiamo col destro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e punto di partenza. Quando indietreggiamo, il movimento di braccio è lo stesso di questo che sto facendo. Quando andiamo a sinistra, è il braccio sinistro che si muove. Invece, quando indietreggiamo sarà il braccio destro. Lo riproviamo. Partenza col piede destro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Braccio sinistro tiene la gonna e torniamo indietro. Partiamo col sinistro. 1, piede sinistro. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e ripieghiamo. Partiamo dal lato destro, ora il braccio sinistro salirà, mentre a piegarsi sarà l'altro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfetto. Ora braccio destro tiene la gonna. Ricordo che la partenza è col braccio sinistro da dietro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Concludendo con le braccia tese. Partiamo braccia e gambe, facendo destro e sinistro con i piedi dal proprio posto. Quindi destro su, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e scendiamo. Braccio sinistro nella gonna. Ora braccio destro, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8. Ora lato sinistro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Braccio destro tiene la gonna. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7 e 8. Terminiamo poi in questo modo. Probabilmente oggi le braccia vi faranno male. Quando indietreggiamo, le braccia non le mettiamo. Magari quando vi esercitate provatele, ma quando le collegate con i piedi non le mettiamo. Ora lo proviamo con la musica. Siete stati molto bravi anche oggi, soprattutto tu Kim, grazie. Oggi vi ho tolto questo movimento di braccia finale affinché voi tutti possiate riuscirci per facilitare la coreografia. Mi raccomando che quando avanziamo è sempre il tallone a toccare per primo. Non ve lo scordate. E quando avete più praticità, provate anche con il respiro. Kim, oggi, cosa ti è sembrato più complicato? Coordinare il movimento delle braccia con l'andamento dei piedi, però dobbiamo farcela con un po' di esercizio. Ci vediamo alla prossima lezione. Grazie a tutti.